In data 20 febbraio a Monza mi è stato conferito un premio dell'azienda farmaceutica Roche con relativo finanziamento di 100.000 euro che mi permetterà di portare avanti uno studio che è iniziato 4 anni fa qui a Genova, presso l'Università di Genova, nel laboratorio diretto dal professor Alessandro Moretta, sotto la supervisione della professoressa Emanuela Marcenaro. Abbiamo quindi iniziato ad analizzare l'espressione di PD-1, del recettore inibitore PD-1, sulle cellule natural killer derivate dal sangue di donatori sani. E abbiamo in effetti osservato che è possibile l'espressione di questo recettore anche sulle cellule NK, soprattutto in una piccola sottopopolazione di questi linfociti. Ma quello che è risultato ancora più interessante è che questa piccola sottopopolazione di cellule natural killer, PD-1 positiva, diventa una grande sottopopolazione, quindi diventa una realtà importante che va a bloccare l'attività citotossica, l'attività antitumorale di queste cellule nei confronti del tumore. E quindi è estremamente importante, alla luce di questi dati, considerare questa molecola PD-1 anche in relazione non solo ai linfociti T, ma ai linfociti natural killer, soprattutto considerando lo sviluppo, il disegno di nuovi approcci immunoterapeutici. Per chi vuole fare ricerca, uno dei grandi problemi oggi è ottenere i finanziamenti che permettono di comprare reagenti, strumentazioni, quindi tutto quello che serve per portare avanti i progetti. Per chi volesse dare una mano, per chi ritenesse che il nostro lavoro è importante, può fare donazioni all'AIRC, alla Fondazione Veronesi o all'Università di Genova, che è il luogo in cui io porterò avanti questo studio e che mi ospita da anni e dove spero di poter lavorare ancora per molto tempo.